York Habitat. Sono qui per mostrarvi come divertirsi a New York gratuitamente. È vero, New York, una delle città più care del mondo, offre tantissimi divertimenti gratis. Molti musei newyorkesi offrono ingresso gratis solamente alcuni giorni della settimana. Il MoMA è un tipico esempio, infatti l'ingresso costa $20 a persona, ma tutti i venerdì dalle 16 alle 20 il MoMA è gratis per tutti. Con 5 milioni di visite all'anno, il Metropolitan Museum of Art è una delle attrazioni più popolari di New York City. L'ingresso è a donazione, il che significa che puoi pagare quanto vuoi. Se vuoi uscire dal giro di musei di Manhattan, ti consiglio di visitare il Brooklyn Museum. Oltre ad essere molto interessante, l'entrata è gratis ogni primo sabato del mese dopo le 17. Devi ricordare però che entrando a quell'ora non avrai abbastanza tempo di visitare tutta la collezione di più di 1,5 milioni di oggetti in mostra permanente. Lo Studio Museum di Harlem è stato inaugurato nel 1968 ed è famoso per le sue esibizioni di arte di discendenti africani. L'ingresso è gratis il primo sabato di ogni mese. Quasi tutti i musei di New York offrono un giorno della settimana o del mese in cui l'ingresso è gratis. Quindi, se vuoi risparmiare, devi solamente contattare il museo e scoprire quale giorno puoi entrare senza pagare. E parlando di risparmi, non dimenticare che a New York è molto economico affittare un appartamento mobiliato da New York Habitat. Dicono che la musica libera lo spirito, ma andare a concerti dal vivo a New York può essere molto caro. Quindi, dove puoi ascoltare musica gratis? Il B.B. King Blues Club & Grill si trova nel cuore di Times Square. Lì potrai ascoltare concerti gratis quasi tutte le sere. La musica comincia più o meno alle 20. Se visiti New York d'estate, devi assolutamente andare al Summer Stage di Central Park. Summer Stage è un palco allestito al centro di Central Park, dove fanno concerti al vivo tutta l'estate. Potrai vedere i migliori musicisti e bands completamente gratis. Ci sono tanti posti dove si può vedere arte o assistere a musica gratis a New York. Se hai altri suggerimenti, ti prego di scriverli nella casella commenti qui sotto. Se i miei suggerimenti ti fanno venire voglia di prendere il prossimo aereo per New York, mi raccomando di non dimenticare di prenotare un appartamento ammobiliato da New York Habitat, che ne ha tanti di appartamenti, non solamente a New York, anche a Londra, Parigi e il sud della Francia. Li puoi trovare su www.nyhabitat.com, cioè www.nyhabitat.com. È tutto per oggi, sono Anna da New York Habitat e spero di vedervi presto qui a Manhattan.